Sarebbe da fare proprio la schiuma, proprio per quanto proprio è stato palese, sono stati palesi certi episodi, abbiamo continuato a ribadire, però bisogna purtroppo guardare avanti perché nessuno purtroppo ci ridarà indietro queste negligenze arbitrali, quindi Però sarebbe secondo me sai che c'è Antonio, altrettanto comunque qui a Roma non si fa altro che rimarcare alcuni aspetti non tecnici delle partite, quindi a questo punto lo faccio io, perché per esempio secondo me noi siamo usciti immeritatamente dall'Europa League, perché c'è stato un arbitraggio scandaloso all'andata e non ci sono stati sollevamenti di scudi da parte dei politici o giornalisti o giornalai che dir si voglia, perché ricordate tutti il Lazio Salisburgo all'andata, quello che è successo, insomma, quindi è bene rimarcarlo, perché la Lazio in questo momento se era il 50% di quello che gli spettava regolare, la Lazio stava tranquillamente in Champions già da qualche domenica. questo Quindi concordo assolutamente, però poi adesso siamo qui, ce la giochiamo. Purtroppo a Sky è saltato il derby, la partita scudetto Roma-Juventus, e quindi si attaccheranno a quella della Champions Lazio-Inter. No, dico perché purtroppo non possiamo farci nulla, nel senso che nessuno poi può ridare indietro quello che è successo, per questo mi invito a guardare avanti e comunque con fiducia nonostante tutto, perché alla fine bisogna rimarcare anche questo, la Lazio è artefice del proprio destino, cosa che comunque magari, visti tutti questi episodi che sono accaduti, magari a febbraio, marzo, sinceramente manco ci aspettavamo, perché anzi, io pensavo addirittura a un certo punto di rimanere fuori, anzi tempo, da questa corsa, visti tutti questi episodi. Ed invece già essere a questo punto avanti all'Inter e comunque poter andare in Champions con due pareggi, a meno di un clamoroso risultato sabato sera al Meazza, che con l'Inter vittoriosa per 6-0, però non voglio dire nulla, però spero vivamente che non accada una roba del genere, però nel caso, ripeto, la Lazio poi sarà padrona e, ripeto, con due pareggi potrebbe poi tagliare il traguardo, quindi In questo momento, come dici te, la classifica recita Juventus 91, Napoli 85, Unicredit 73, Lazio 71, Inter 69. Quindi rimarco quello che hai detto: la Lazio è artefice del proprio destino. 2 punti, 5 punti, 4 punti, quello che è, la Lazio, se dovesse malauguratamente non centrare la Champions, comunque era fatto un campionato eccezionale. Come dicevi te, se l'erano acchittata anche a Firenze, la Lazio è stata più forte di quello che c'era sotto la partita, è ritornata in campo, se l'ha vinta con la forza dell'allenatore, dei giocatori, e quindi ha smosso tutto quello che era il sistema. Quindi in questo momento, lo dico a 2 giornate dalla fine del campionato, grazie alla banda Inzaghi, alla società e ai tifosi che sono stati vicini alla Lazio, perché comunque, a prescindere da quello che si dice dall'altro lato del Tevere, la Lazio il suo obiettivo l'ha raggiunto anzitempo, perché era l'Europa League, la Lazio era data alla settima, all'ottava, alla nona, alla decima posizione, forse anche noi dubbiosi su questa stagione, e quindi la Lazio ha fatto del suo. Adesso si sta giocando qualcosa di importante, ha la possibilità di farlo perché ha tutte le caratteristiche. Io direi ai tifosi di stare più vicino possibile, perché sento dire Caicedo nera, Lazio corta. In questo momento c'è bisogno di aiuto alla squadra di Inzaghi, ma e sì, solo noi lo ma possiamo dare. mancano 2 partite, a questo punto non è che si può troppo recriminare sulla squadra o sul tecnico, vabbè che poi questi secondo me poi sono discorsi veramente da tifosotti, se qualcuno veramente fa questi discorsi, perché c'è veramente, a prescindere da come andrà, solo da dire grazie. Poi naturalmente ovvio è inutile nasconderlo, nel caso non si dovesse centrare l'obiettivo la delusione sarebbe anche tanta, Certo. ma alla luce proprio della Lazio che abbiamo visto quest'anno, una Lazio che è stata quasi sempre padrona del campo, che ha giocato spesso e volentieri molto molto bene, magari ecco capitano partite come ieri, ma naturalmente è una squadra che ha giocato poi le competizioni sia nazionali che internazionali, può arrivare a questo punto della stagione un po' in debito d'ossigeno, Io perché è una grande squadra che sta andando. ricordo sempre che in questo momento, in questo istante, la Lazio è l'unica squadra che ha portato un trofeo a Roma e in Italia, perché la Lazio ha cominciato la sua preparazione a metà agosto vincendo contro la Juventus e alzando un trofeo, cosa che qui a Roma capita raramente da altre parti. Probabilmente anche quest'anno, come capita da 3 anni a questa parte, gli altri titoli poi se li aggiudicheranno Beh, no, c'è chi ha vinto c'è una chi li semifinale dei aggiudicherà, Champions League, ok. scusa. Ah. No, mi riferivo comunque alla Juventus, che nel caso si aggiudicherà i 2 titoli. Poi non so, naturalmente per la finale di Coppa Italia non ti Uno posso dire, penso che però sia andato già perché lo uno scudetto. sicuramente, perché
potrebbe anche perderle entrambe. Sì, c'ha 13 punti, 13 gol di vantaggio, sì, insomma. È molto difficile. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, è strafavorita, e se devo essere sincero mi auguro ovviamente che la vinca. Stai dicendo un'altra scampagnata domenica sera, quindi? Sì. Scavoli ammogliati, che sì, anche perché potrebbe anche essere che comunque ormai Napoli ha mollato, quindi qualora poi non dovesse fare risultato, la Juve potrebbe festeggiare ancora prima di scendere in campo. Ma sarebbe bello vederli rifesteggiare un'altra volta qui a Roma, che tanto di solito vengono a festeggiare qui. Dopo la partita, sinceramente, perché mi no? Auguro che Napoli vinca, che comunque la Juve almeno sia costretta a fare questo pareggino per certificare. Cioè, gioca prima la Juve però. Cioè, sabato sera il Roma-Juve o domenica sera? Domenica sera. Ah. Quindi teoricamente se il Napoli non facesse punti già festeggiano prima della partita. Infatti. Tutti insieme, quindi. Vabbè, un olimpico in festa sarebbe pure ora, perché insomma da quella parte. Allora, manca Gianfranco, si sente, perché comunque ci siamo tantissimo dilungati sull'anteprima. Anzi, che non c'è ancora ripreso. Anzi, sì, infatti, ma sicuramente ci starà ascoltando, se non ci ascolterà in futuro. Ragazzi, non credo che abbiamo iniziato come volevamo la puntata per problemi tecnici, quindi io mi riprendo un attimo il minuto iniziale che avevo fatto prima, per ritornare a ringraziare Max Morgante e Radio Roma Futura. E il Nido delle Aquile, il mese di aprile è sempre un mese particolare, perché comunque 4 anni fa Max Morgante e Riccardo Magnarelli ebbero la malsana idea un'idea straordinaria di dar vita a RadioRomaFutura.it, è un palinsesto nato grazie alle loro idee in quella sede storica di Villa Cordiani, che ricordo con tutto l'affetto possibile, dove loro iniziarono questo percorso che coinvolgeva varie trasmissioni stabilite, scelte magari di comune accordo, tra cui c'era anche il Nido delle Aquile. Da lì poi iniziò questa fantastica avventura durata fino a questi giorni, e nel mese di aprile ha fatto sì che il Nido compiesse 4 anni di vita per una trasmissione condotta da 5 tifosi, 6 tifosi, 7 tifosi laziali non professionisti, a parte te Antonio, che lo sei, che lo sei diventato, però comunque aspirante professionista, 5-6 amanti della Lazio e della sua storia, riuscire a portare avanti questo progetto per 4 anni, secondo me è stato un qualcosa di straordinario, di spettacolare. Il mio ringraziamento va a Max Morgante, e per le possibilità e i mezzi che ci ha fornito nel corso di questi 4 anni, ha sempre creduto in questa trasmissione, ha sempre fatto sì di dargli la possibilità al Nido delle Aquile, condotto da noi, di poter manifestare il nostro amore, la nostra passione della Lazio, vivendo la Lazio ancora in maniera più speciale, perché comunque grazie a questi 4 anni abbiamo avuto anche la gioia di poter confrontarci, poter intervistare gente che ha fatto la storia di questa squadra, di questa polisportiva in ambito sia calcistico che non, perché comunque abbiamo anche avuto l'idea di approfondire la polisportiva, creare una rubrica, abbiamo testato da vicino, abbiamo toccato da vicino le varie sezioni, siamo andati a vedere la Lazio Pallanuoto, la Lazio Rugby, siamo andati a vedere tante tante realtà che fanno sì che la Lazio resta la polisportiva più grande d'Europa, e quindi è una gioia incredibile poi poter avere anche intervistato gente che ha fatto la storia della Lazio. Io e te Antonio siamo un pochino più piccolini, quindi gente magari come Fiore, come Corradi, che noi vedevamo come idoli, intervistarli il lunedì sera è un qualcosa di particolare, non nego che a volte l'emozione mi faceva anche un po' il sopravvento. Sì, abbiamo avuto anche uno degli eroi del 26 maggio, l'Edesma, quindi forse quella, sinceramente, devo essere sincero, pure vedendo le vostre facce, forse è stata quella là che è stata un po' più emozionante per tutti, proprio per il carisma e per ciò che ha dato poi il giocatore negli anni, per quel successo indelebile. Oltretutto abbiamo avuto l'onore e la soddisfazione di intervistare chi ha fatto la storia della Lazio vincendo il primo scudetto, cioè intervistare chi ha vinto uno scudetto nella Lazio, penso che è qualcosa di unico, perché abbiamo avuto Felice Pulici ai nostri microfoni, come abbiamo avuto anche gli eroi del meno 9, abbiamo avuto Podavini ai nostri microfoni, e poi comunque sì, abbiamo sempre cercato di dargli quella
professionalità che non ci si addice, però abbiamo sempre cercato di affrontare l'argomento Lazio nella maniera più attenta possibile, intervistando anche professionisti del settore, perché giornalisti come Paolo Cericola, Enrico Sarzanini, Pierluigi Marconi sono gente che comunque lo fanno anche di mestiere parlare di Lazio a differenza nostra. Quindi era soltanto il mio inciso e il mio ringraziamento ancora a Max Morgante per averci dato la possibilità, durata 4 anni, il mio augurio è di riuscire a farlo per altri 4 anni ancora, e magari intervistando ancora altri esponenti che hanno fatto la storia della nostra Lazio. L'obiettivo comunque è sempre quello di migliorarsi e di crescere. Assolutamente, quindi il mio ringraziamento va a Max, ma soprattutto a te Antonio, a te Alberto, a Gianfranco soprattutto, e soprattutto anche Andrea Sberna, perché comunque prima di te, caro Antonio, c'era lui che i collegamenti ce li forniva lui e ci li forniva anche abbastanza prestigiosi. Ma è sempre presente tra noi, abbiamo sentito lo suo squillo. Sì, lui è sempre presente, l'augurio è di riportarlo presto negli studi di Radio Roma Futura, e quindi è stata un'anteprima un po' lunga, un po' particolare, ma io penso che questa parentesi andava fatta soprattutto per i sacrifici che noi abbiamo portato in questi 4 anni, venendo tutti i lunedì e fornendo il nostro tempo a questa realtà che ha preso vita grazie a Max Morgante. Quindi direi di andare in sigla e iniziare il Nido delle Aquile. Beh, io credo che al momento il Chinaglia meriti, assieme a Receconi e a Wilson, di far parte del Club Azzurro, come Vaccareggi li ha chiamati, insomma. E un'altra cosa voglio dire, se mi permette, voglio ringraziare tutta la squadra, perché oggi, siccome è il mio compleanno, io avevo chiesto a loro almeno un pareggio e mi hanno dato la vittoria, e questo mi accresce ancora di più la gioia di questa giornata, ecco. Receconi, pochi gol ma più che buoni, direi ottimi. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti 2, insomma ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia il solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io o che l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti, questo è il motivo d'orgoglio di tutti i giocatori. La notte precedente a questa gara io mi sono trovato in camera di un mio compagno, che è Fiorini, c'era Ielpo con noi, addirittura c'era il dottor Carfagni, medico sociale della società, abbiamo tirato credo l'alba alle 6 del mattino addirittura. E non abbiamo quasi mai dormito, perché c'era una trasmissione non stop sulla storia della Lazio in una televisione privata. Arriviamo al campo e io e Caso andavamo a vedere al campo, giocavamo dei ragazzini. Siamo usciti dal sottopassaggio e 2 ore prima, e quando siamo usciti ci siamo guardati e non è possibile. Cioè, lo stadio pieno. Vedere uno stadio così pieno a 2 ore dall'inizio della partita, perché anche i tifosi non hanno dormito, cioè, non ha fatto come noi. Se non ci fosse stato quel pubblico lì, probabilmente non ce l'avrebbe. Un 12esimo che l'hanno rifiutato. Beh, quello insomma è quello che mi auguro, io l'ho sempre detto, io qui sto benissimo, sono tifoso laziale e alleno la Lazio, per me è il massimo, quindi speriamo che sia così. Dagli studi di Radio Roma Futura va ora in onda il Nido delle Aquile. Gioca a memoria la Lazio, che continua ad attaccare, lancio per Lulic, uscita avventata di Mirante, porta vuota, colpo di testa e gol! E gol di Senad Lulic, la Lazio raddoppia. Gol della Lazio al 44esimo, Milinkovic Savic da fuori area, gran botta, battuto Sorrentino. Lazio in gol! Ciro Immobile. Immobile la mette dentro. La rincorsa è dalla mezzaluna, antistante l'area di rigore. Mani sui fianchi per Ciro Immobile, che prende la rincorsa, al tiro rete! La Lazio in vantaggio all'8° minuto. Ciro Immobile, doppietta, su calcio, la rincorsa.